Qualcosa di più di un semplice torneo. Domenica si è chiuso il sipario sul primo Memorial Kick Omaggi, evento organizzato da Promis Group Arel Polisportiva e Proloco Giovani, con tre obiettivi principali: ricordare col sorriso Federico Maggi, anima del volontariato locale scomparso prematuramente lo scorso dicembre, promuovere il territorio e sostenere la ricerca contro i tumori. Durante le 3 settimane di partite, che hanno visto protagoniste 12 formazioni rappresentative di altrettanti comuni della provincia, sono stati raccolti 1.500 euro per la Lilt Piacenza, grazie anche alle due maglie autografate da Dario Hubner, messe all'asta e vinte dal sindaco di Gropparello Armando Piazza e da Matteo Moglia. Questa è stata una manifestazione che ha coinvolto giovani, famiglie, e una manifestazione corale. E quindi non è tanto il valore dei 1.500 euro, che pure sono tanti, ma il valore e il significato che questa manifestazione hanno avuto. E per questo io spero che si possa continuare su questa strada, perché è coinvolgendo la gente del basso che si fa prevenzione, non solamente raccogliendo soldi. Grazie davvero agli organizzatori e un grazie a Chico Maggi che da lassù ci sta guardando e probabilmente sta sorridendo e applaudendo anche lui. Nella finalissima tra Cadeo e Lugagnano, a spuntarla sono stati i gialloblu, trascinati da Matteo Raggi, premiato come miglior giocatore del torneo, con la maglia autografata da Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus. Il trofeo alla squadra è stato consegnato invece dall'ex bomber biancorosso Dario Hubner, che per tutta la serata si è intrattenuto con decine di tifosi. Prima del match conclusivo arbitrato da Sandro Lecca, la partita di calcio femminile con le ragazze della Besurica Women, il calcio giovanile con le formazioni del Piace e del Carpaneto e la partita ricca di significato tra gli amici del Chicco. La serata è terminata con la musica dei Cani della Biscia, il ricordo di Chicco invece non svanirà mai.